Salve a tutti amici cinefili, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Fuori Casa Cose Appena Viste. Sono qui al Sisto, che se ne dica, purtroppo senza Silvio, che salutiamo con tanto affetto. Sono venuto a vedere L'ora più buia di Joe Wright. Mi sto ancora riprendendo dalla forte delusione e dall'amarezza di non aver visto distribuito nel Sud Lazio quello che io considero uno dei migliori film dell'anno già, cioè Tre manifesti di Ebbing, Missouri di Martin McDonagh, che secondo me insomma è un grandissimo film, e me lo dicono e me lo confermano tutti quelli che lo stanno andando a vedere, beati loro, perché vivono in città più attente a queste cose e dove la distribuzione funziona meglio che nella provincia, soprattutto nella provincia più depressa culturalmente parlando del nostro paese, dove diciamo così la previsione di uno scarso pubblico secondo me non ha determinato una diciamo così presenza, visto che ho monitorato varie province del Lazio e mi sono reso conto che è un po' così dappertutto, tranne che a Roma, anche nelle province del nord del Lazio, Rieti e Viterbo. Quindi la nostra regione ha un po', diciamo così, per motivi più disparati che sarebbe lungo spiegare adesso, non ha avuto la fortuna di vedere questo meraviglioso film. Quindi continuo il mio percorso che mi porterà agli Oscar e che porterà agli Oscar questo canale YouTube, concentrandomi su quello che è poi un film che già il Golden Globe ha visto riconosciuto forse il suo merito più grande, imponente e gigantesco nel vero senso della parola, cioè quello della performance attoriale di Gary Oldman, un Gary Oldman stratosferico che interpreta magistralmente Winston Churchill in quelli che sono i giorni del 1940, che portarono la Gran Bretagna a prendere delle decisioni importantissime, il Regno Unito a prendere delle decisioni importantissime, che vengono diciamo così abbastanza bene messe in evidenza dal film di Joe Wright, cioè le decisioni di iniziare la guerra, continuare la guerra senza cercare la via della pace, della trattativa preventiva e quindi della missione di fronte a Hitler di voler insomma porre fine al conflitto, ammettendo in qualche modo, riconoscendo in qualche modo la supremazia hitleriana, nazifascista nel centro Europa, e trasformando così la Gran Bretagna in uno stato satellite del Terzo Reich. E poi l'altra grande decisione, oppure continuare a combattere, l'altra grande decisione è quella di come portare via i 300.000 soldati inglesi e circa 160.000 soldati francesi dalla spiaggia di Dunkerque. Quindi questo film esce pochi mesi dopo il Dunkirk di Nolan e praticamente parla degli stessi giorni, anche se rispetto al Dunkirk di Nolan questo film ne rappresenta il controcampo quasi inevitabile, cioè mostra tutto quello che Dunkirk non mostra e viceversa. Questi due film in qualche modo sono complementari, perdonatemi la semplificazione, perché laddove Churchill compariva solamente alla fine nel Dunkirk di Nolan attraverso uno dei suoi discorsi, che qui in questo film hanno nell'ora più buia hanno invece un posto fondamentale. Invece qui appunto è la parola di Winston Churchill ad essere protagonista indiscussa di tutto il film, e il salvataggio di Dunkirk, la fuga di Dunkirk è solamente suggerita da alcune scene e da alcune riflessioni, da alcune sequenze molto di fatto rapide. Quindi di fatto sì, i due film, pur trattando la stessa vicenda, in realtà l'affrontano da punti di vista molto diversi. Non è la prima volta nella storia del cinema che due film o più film che parlano della stessa cosa o comunque che sono simili tra di loro escono a distanza molto ravvicinata. Pensate un po' a quello che è successo ai tempi di The Prestige e dell'Illusionista, pensate un po' a quello che è successo ai tempi di Rob Roy e Braveheart, pensate un po' ancora prima a quello che è successo ai tempi di Valmont e le relazioni pericolose, Valmont che dovete assolutamente recuperare, perché Miloš Forman anche in quel film ci regala una grande prova di regia. Quindi non è la prima volta che succede una cosa del genere. Accostare i due film è molto interessante anche per apprezzare poi le differenze di stile di regia dei due signori che sono dietro la macchina da presa. Da una parte però abbiamo una persona che ha scritto anche il film, cioè Christopher Nolan, dall'altra abbiamo, e questo non vuole essere un'assoluta, è solamente una constatazione di un fatto, Joe Wright, che è un regista che mette in scena una storia con grande professionalità, questo va detto subito, coadiuvato da un comparto tecnico di altissima professionalità, questo va detto subito, una storia non scritta da lui praticamente,
Quando dico un comparto tecnico di altissima professionalità, mi riferisco al direttore della fotografia, mi riferisco alla colonna sonora, mi riferisco al montaggio, mi riferisco soprattutto al make-up artist che si nasconde diciamo così, dietro quel piccolo capolavoro prostetico che è l'aspetto di Gary Oldman, la metamorfosi che ha permesso a Gary Oldman di trasformarsi fisicamente e non solo fisicamente in Winston Churchill. Questo personaggio che viene indagato in questo biopic che segue la nuova tendenza del biopic moderno, cioè quella di non avere la pretesa e la presunzione di tracciare l'intera parabola esistenziale di un personaggio, ma quella di concentrarsi in qualche modo su dei giorni significativi della sua vita e attraverso questi giorni delinearne la psicologia e approfondirne la caratterizzazione, i rapporti umani, le trasformazioni, le metamorfosi, le grandi decisioni, le fragilità e la, diciamo così, l'importanza e il valore anche etico, se vogliamo, senza abbracciare un'intera esistenza, ma concentrandosi su pochi giorni. Certamente questo film però è figlio anche di Lincoln, di Spielberg, perché come in quel film, anche in questo la parola torna come un martello, come un tamburo, boom, 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 come un anello che sbatte sul bracciolo di una seggiola, torna ad ossessionare dal punto di vista visivo oltre che uditivo lo spettatore. Visivo perché la macchina da scrivere, perché la penna, perché il foglio di carta, perché la lettera, perché i libri sono sempre in primo piano, i libri che sono l'ispirazione per la parola, l'amato Cicerone, la biblioteca di famiglia, ma i libri che sono presenti anche in Parlamento, il luogo dove si parla, sono sempre presenti in primo piano, sono componenti fondamentali di questo comparto scenografico con cui gli attori e soprattutto l'attore protagonista dialogano in continuazione. Quindi la parola che deve servire a mediare, che deve servire a persuadere, che deve servire a meditare, a riflettere, a contemplare, che è frutto di una riflessione, e forse il film ovviamente molto spesso fatica, si ingolfa, perché dimostrare come nasce un discorso è sempre molto molto complicato. Al cinema quei momenti che preludono e che precedono l'idea, la formulazione di un discorso, di un'opera, la creazione di qualcosa, sono sempre molto delicati. Giorgetta a volte ci riesce, altre volte no, a volte è più bravo, a volte è più goffo, ma quello che è il grande poi problema di Giorgetta è quello di muoversi lungo il crinale pericolosissimo che è quello che separa il calligrafismo, che è quello che separa il formalismo sterile dallo sguardo acuto, dallo sguardo profondo, cioè quando la bravura di Joe Wright, tecnica e la messa in scena e le soluzioni estetiche che lui predilige, ama, adopera, utilizza, incastra, cesella, sono la stucchevole manifestazione della propria bravura e del proprio manierismo, quando succede questo, e quando invece tutta questa sorta di diciamo così, certosina, cura, formale, in realtà vogliono comunicare qualcosa di più profondo, e quindi la forma in qualche modo sostiene un contenuto importante? Io a questa domanda so rispondere solo in modo parziale, perché i film di questo tipo, ce ne sono diversi, ci mancherebbe, vanno visti, vanno analizzati, vanno anche sottoposti un po' al dibattito. L'opinione soggettiva fa molto, l'analisi dei critici potrebbe aiutare. Secondo me questa volta, non solo questa volta, anche altre volte, John Wright ha fatto del suo formalismo il puntello, il chiavistello, il grimaldello per aprire, per sfondare la porta che conduce dentro le stanze del significato, del contenuto, del senso da veicolare in modo suggestivo e in modo affascinante. Quindi non è una sfida persa in partenza. Il buon John Wright, insomma, in Espiazione, in Anna Karenina, insomma, qualche idea anche, qualche volontà di penetrare contenuti e di veicolare contenuti importanti, insomma, ce l'ha avuta, e quelle idee avevano preso forma, e quella forma era seducente in un certo qual modo. Quindi John Wright non è un formalista, non è un manierista e basta, ma a volte riesce a regalarci qualcosa di significativo, come credo faccia in questo caso in buona parte del film.
che però, ripeto, in alcune parti si inceppa, si ingolfa, c'è forse qualche lungaggine di troppo. Il film comunque dura 130 minuti, non è una passeggiata. Sono pochissimi giorni quelli che vengono analizzati e questi giorni vengono scanditi con martellante precisione, non solo dal punto di vista della didascalia gigantesca che campeggia all'inizio delle varie sezioni e sequenze del film, ma anche dal punto di vista della colonna sonora, che è tambureggiante, che è, dal punto di vista dei rumori, del comparto quindi sonoro, che comunque non è trascurabile. E poi questa martellante fase del trascorrere del tempo viene anche sottolineata dalle ritualità del nostro Winston Churchill, del nostro eroe della Seconda Guerra Mondiale della Resistenza Britannica, perché i suoi rituali sono appunto il come possiamo dire, si scandiscono in qualche modo il passare del tempo, sono il metronomo di queste giornate di assoluta preoccupazione per la Gran Bretagna. Dal punto di vista della dialettica politica, beh, quella c'è, la problematizzazione politica non è assolutamente aggirata in nome della semplificazione manichea, questo sia chiaro, perché il dibattito politico certamente meno complesso, meno articolato che in Lincoln c'è perché c'è Halifax, Visconte Halifax e Chamberlain, l'ex primo ministro, che viene proprio costretto a dimettersi all'inizio del film, che sostengono la linea della trattativa per evitare una nuova guerra mondiale, della trattativa per evitare che le vite si spengano in quello che è considerato un inutile spargimento di sangue. Contro questa linea remissiva e del pacifismo ad oltranza si scaglia Churchill, non perché egli sia un carnefice, anche se ci sono delle scene molto interessanti da questo punto di vista in cui la sua determinazione e la sua volontà di non piegarsi non sono prive di conseguenze significative, ecco, questo va detto, ecco perché poi Churchill tentenna, le onde nelle quali si muove Churchill, che cambia idea, che riflette, che medita, che contempla, sono ben descritte, perché insomma le sue azioni, a cui corrispondono poi delle reazioni, delle conseguenze non sempre positive, lo fanno vacillare in un certo qual modo. Quindi dicevo, c'è la parte politica che vorrebbe evitare l'apocalisse, la tragedia, lo scontro, e poi c'è la parte di Churchill che invece vuole sfidare Hitler, perché è convinta che la pace non porterebbe una reale pace giusta, ma sarebbe l'inizio di un periodo di tirannia mondiale, e che l'Inghilterra vivrebbe con delle conseguenze non migliori di quelle che avrebbe se decidesse di combattere contro il Führer, contro il Terzo Reich, di resistere fino all'ultimo uomo. Ci sono tutte le frasi famose di Hitler che vengono incasellate in questa sorta di opera, che a volte diventa agiografia. Questo è l'altro rischio di questo film, a volte diventa agiografia. E diciamo che queste sì che possono dar fastidio, queste parti, perché se nel primo problema di Joe Wright, quello cioè del formalismo, lì insomma l'opinione soggettiva conta parecchio secondo me, e il gusto soggettivo anche contano parecchio, qui per quanto riguarda alcuni passaggi dove veramente Winston Churchill sembra un supereroe, gli attributi, sembra James Bond, sembra un eroe Marvel, lì c'è il fastidio, la presentazione, l'enfasi, l'enfasi data dal rallenti, perché i due rallenti significativi che ci sono nel film e che rimano tra di loro ci stanno tutto sommato bene, visto che in mezzo a tante parole, e in mezzo a tante parole underground, sottoterra, in mezzo a tante parole in camera caritatis, nel covo del consiglio di guerra, del gabinetto di guerra, uno potrebbe dimenticare per che cosa si combatte, che cosa c'è in gioco, e quindi le due carrellate in slow motion, che sono poi due soggettive di Winston Churchill, sul popolo londinese, che all'inizio della settimana, dei 10 giorni in cui si dipana il film, c'è il sole, sono felici, e poi quando si avvicina la data della fuga di Dunkirk, invece sono tempestate dalla pioggia che non è solo atmosferica e meteorologica, ma è una pioggia che prelude all'apocalisse,
se vogliamo, vediamo proprio una Londra cambiata, delle persone cambiate nell'aspetto, nello sguardo, nella paura, nell'angoscia, nella tensione. Quindi alla fine ci stanno bene le due soggettive, quindi non mi riferivo a quella di enfasi, mi riferivo proprio a questa, a questo indugiare sui dettagli e sugli attributi di Churchill, che sembrano quasi gli attributi e le armi di un supereroe. Ecco, questo è il punto che un po' infastidisce la presentazione, il cappello, la camminata, inquadrare i piedi, eccetera eccetera. L'aspetto che sarebbe stato invece molto più interessante è quello della fragilità, del vizio di questo Churchill, che pur essendo grandioso, gigantesco, incutere paura persino in Hitler, in realtà diciamo così, ha tutti i vizi del, diciamo, che poi in qualche modo sono legati anche alla sua famiglia, del britannico che ama lo scotch, che ama quindi il sigaro, che ama le donne, eccetera eccetera. Qual è il problema fondamentale di questo passaggio che sarebbe interessante? Il problema fondamentale è che c'è la solita battuta di, in questo caso dalla moglie di Churchill, interpretata comunque bene da Kirsty Scott-Thomas, che spiega tutto questo in modo molto didascalico, cioè sei forte perché sei fragile, sei resistente perché sei pieno di difetti, insomma la tua fragilità è anche un motivo di forza, il tuo essere un essere umano normale ti dà l'eccezionalità che serve in questo momento, il coraggio che serve in questo momento, quindi spiega quello che in realtà il cinema dovrebbe mostrare e dovrebbe raccontare senza bisogno di una battuta che te lo spieghi. Quindi incappiamo poi in quello che è il difetto di molti film di oggi, che vogliono imboccare fin troppo lo spettatore nei momenti cruciali in cui tutto quello che si è fatto dovrebbe aver acquisito un significato al di là della spiegazione poi che il personaggio, la protagonista vuole dare, lo spiegone famoso. Quindi, se vogliamo, quello che poteva sembrare un punto di forza alla fine si sgretola e è ancora lì, il film poi si avvita su se stesso e quasi, diciamo così, rischia di ingolfarsi proprio su questo didascalismo inutile. Per quanto riguarda il comparto visivo, quindi il film mostruosamente nelle mani, sulle spalle, completamente sulle spalle di questo gigante della performance attoriale che è Gary Oldman, che veramente fornisce una prova attoriale maiuscola, certo. Non scompare dietro la maschera di Churchill, perché i suoi sguardi, i suoi lineamenti, anche certi modi di mettere il capo, di mettere le mani, per chi ha amato Dracula, per chi ha amato la carriera di Gary Oldman, sono molto familiari, perché l'attore c'è e si vede, non scompare nella mimesi totale. Ci sono le scene da Oscar, la telefonata al Presidente degli Stati Uniti in soggettiva, in piano sequenza, la telefonata c'è, la commozione c'è, con la fotografia del fratello della segretaria, i silenzi giusti ci sono, la retorica giusta c'è, quindi diciamo il copione da Oscar è servito al buon Gary Oldman, che potrebbe, diciamo così, portarsi a casa la statuetta dopo che ha fatto insomma, ha vissuto la splendida esperienza del Golden Globe. Non sarebbe demeritata la questione, bisogna poi vedere le nomination e quindi torneremo a parlare della questione Oscar, non voglio adesso fossilizzarmi troppo su questo. Io non sono mai entusiasta però del biopic che vincerò, cioè sì, Daniel Day-Lewis con Lincoln ha fatto una cosa straordinaria, eccezionale, ma deve essere un'eccezione. Invece il problema è che rischia di diventare la regola, se pensiamo a Iron Lady, eccetera eccetera. Qui la performance però non è solamente mimetica, è anche carismatica ed è anche ricca di momenti e di invenzioni anche che vanno al di là della resa del Churchill politico, perché c'è il Churchill uomo, ci sono le contraddizioni, ci sono le fragilità, ci sono i vizi, ci sono le intemperanze, ci sono i cambiamenti di idea che sono sempre difficili da rendere sullo schermo. Quindi ci sono anche i meriti di questa performance, non ci sono solamente i limiti manieristici. E la grandezza della performance rischia di fagocitare il film, quindi come vedete il discorso è molto articolato, perché poi questa grandezza, che comunque è una grandezza diciamo così gratificante per lo spettatore, rischia di mangiarsi il film in alcuni punti. Il film che risale incredibilmente di quota quando ha delle invenzioni visive molto interessanti, come il rosso della lampadina radiofonica,
un rosso di tragedia, un rosso di dramma, e ha il nero in cui molto spesso viene isolato Gary Oldman all'interno del fotogramma, al centro del fotogramma, l'ora più buia, quindi la tragedia, il sangue, il terrore, la tirannia suggeriti mediante i colori. E lì quindi Joe Wright vola alto. Vola più basso, secondo me, quando vola alto con l'aereo e con le inquadrature dall'alto diciamo così, hanno questo senso, vorrebbero comunicare questo senso di fatalità e del destino, ma che a volte diventano lì eccessivamente manieriste. Lì sì che la regia diventa un pochino fastidiosa, e soprattutto, ecco la parte che andava segata dal montaggio, proprio tolta subito, è la parte del sacrificio dei soldati con le bombe che cadono. Lì il film veramente rischia il tracollo, per fortuna la scena non è lunghissima, ma io l'avrei tolta completamente, i soldati di Calais che vengono bombardati dall'alto, perché diciamo sono proprio le scene in cui non si capisce perché il film poteva veramente essere girato solo dentro le camere del potere, e in quel caso si sarebbe potuta perdonare la retorica della scena della metropolitana, che un po' infastidisce. Veramente poteva essere un film con tre ambienti: Parlamento, gabinetto di guerra sottoterra e casa di Church. Poteva essere veramente girato su tre ambienti, e lì veramente usciva qualcosa di molto carino. Invece si vuole anche fare dell'altro. Questo altro che si vuole fare è accettabile quando si tratta metropolitana londinese, con le persone che fanno quello che fanno e con Churchill che scende in mezzo alla gente normale. È veramente fastidiosa quando invece ci sono i soldati, quando invece i nostri soldati, i soldati inglesi muoiono, perché questa morte è veramente resa in modo troppo estetizzante, oppure troppo enfatico, oppure troppo retorico. Le soluzioni visive lì non mi sono piaciute, non mi hanno convinto. Se in Lincoln, torno ancora a Lincoln perché ci sta il rapporto con Lincoln, noi vedevamo una scena con i soldati, ma che scena, signori, che scena, ecco. Quando Spielberg esce dal Parlamento, esce da Washington e ci fa vedere la guerra di secessione, ce la fa vedere come una carneficina. Qui un po' infastidisce la soluzione visiva, anzi parecchio infastidisce la soluzione visiva di Joe Wright, che comunque ci regala, ci confeziona un biopic di tutto rispetto, che potrà piacere moltissimo a tanti, e che potrà piacere all'Academy sicuramente, e che secondo me va comunque visto perché fornisce interessantissimi spunti di riflessione, pur con tutti i suoi difetti, pur con tutte le sue estetizzanti trovate, che a volte hanno un senso più profondo, altre volte sono un po' fine a se stesse, altre volte ancora sono disturbanti. Questo è un po' il mio pensiero su questo secondo film che vedo nel 2018. Sono un po' indietro perché sono due film in tre settimane. Martedì vengo a vedere Elle John, se Dio vuole. La mia recensione su L'ora più buia finisce qui. Ditemi nei commenti cosa pensate del film, se lo andrete a vedere o meno, se avete visto Tre manifesti Ebbing Missouri, parliamone, e ditemi quello che vi è sembrato questo film. Per me è stupendo, anche se non l'ho visto. La diretta ci sarà sabato mattina alle 11, sempre con Silvio, sempre con Fabrizio sicuramente, e con magari con Simone, con altri che vorranno intervenire, non lo sappiamo, queste sono sorprese. Parleremo ancora di premi dei sindacati in vista Oscar, e parleremo di altre notizie interessanti, e cercherò anche di parlare di visioni domestiche. Ricordatevi ovviamente di iscrivervi al canale, così sarete sempre informati di tutte le novità che carico, eccetera. Ci sarà un grazie maestro su Brian De Palma, ormai ho deciso, sono lanciatissimo su Brian De Palma, lo sto ripassando, quindi prepariamoci. Veramente non ho nient'altro da aggiungere, se non di ricordarvi la cosa più importante, che vi direbbero anche Donald Sutherland e Helen Mirren, e vi direbbe anche Paolo Virzì, e vi direbbe anche Gary Oldman con la sua faccia da porcellino: mi raccomando, pedinatemi.